Tra Manicomis si parla di intelligenza artificiale. Incominciamo col dire che cos'è questa intelligenza artificiale. Beh, non è soltanto certamente quello che si può immaginare dalla fantascienza, dai film o dalle serie TV. Oggi esistono dei programmi, in particolare di intelligenza artificiale generativa, che generano, che creano testi, che creano immagini, che creano poesie, addirittura sceneggiature di film e di serie TV. E negli Stati Uniti in questi giorni ci sono degli scioperi da parte di grandi sceneggiatori delle serie TV che noi siamo abituati a guardare, dei film che ci appassionano, e in Italia questo dibattito sta arrivando un po' lentamente, ma è un tema che tocca diverse professioni, incluse quelle del giornalismo. Chiunque oggi può generare delle immagini fasulle, assolutamente realistiche, che possono essere usate anche per cattivi scopi. Chiunque può generare delle copertine senza avere più bisogno di un illustratore, di un disegnatore. Chiunque può generare delle notizie senza avere bisogno più di un giornalista, semplicemente affidandosi a un software, a un programma che crea del testo o crea delle immagini, semplicemente dando degli input, delle poche indicazioni di testo, e da lì viene generato appunto quello che può servire: una poesia, un'illustrazione, un fumetto, un testo, perché no? Questo chiaramente comporta non solo delle ricadute sui posti di lavoro, che vengono messi a rischio dall'uso di macchine al posto della creatività umana, oltre che delle questioni etiche, perché l'intelligenza artificiale si basa, come se fosse una sorta di motore di ricerca, su delle informazioni trovate su internet che vengono rielaborate, rimescolate e riutilizzate. Ma chi è il detentore dei diritti di quelle immagini? Ma soprattutto uno dei nostri pilastri cardine di questo mestiere è la verità del fatto. Può una intelligenza artificiale andare a cercare la verità di un fatto? Da questo punto di vista il giornalismo è più al sicuro rispetto ad altri mezzi, ma per i colleghi giornalisti che si occupano ad esempio di ufficio stampa, l'intelligenza artificiale può generare comunicati stampa, mettendo a rischio la professione di colleghi e seri professionisti che fanno questo di lavoro. Chiaramente la notizia è quella, ma il commento può essere generato, il fondo può essere generato da un'intelligenza artificiale. L'altro ieri un premio Nobel, Mo Yan, uno scrittore cinese che ha vinto il premio Nobel 10 anni fa, ha scritto un discorso con l'intelligenza artificiale. Quindi se persino i premi Nobel si affidano all'intelligenza artificiale, dobbiamo cominciare a preoccuparci. Nel mondo del fumetto, come si inserisce questo mondo dell'intelligenza artificiale? Allora, purtroppo sta diventando anche nel mio settore, quello del fumetto, dell'illustrazione, un rischio concreto, nel senso che le case editrici adesso stanno iniziando a sentire, ad annusare la possibilità di risparmiare, in che modo? Producendo illustrazioni o quant'altro tramite l'intelligenza artificiale, quindi bypassando il lavoro dell'illustratore. Significa che chiunque abbia in mano il programma e non abbia mai preso in mano una matita, effettivamente, può essere in grado di generare delle immagini altrettanto, se non anche di più, belle rispetto a quelle che fa un essere umano, ma soprattutto nel tempo infinitamente minore rispetto a quello che serve ad una persona. Quindi sì, è un rischio concreto, però io personalmente penso che la personalità in questo settore possa in qualche modo contrastare. Ecco, perché quello che viene subito spontaneo chiedere, ma l'estro, il genio, la fantasia di quello che è la mente umana e l'occhio umano può essere compensato da un software, da dei numeri, da un algoritmo? Cioè, alla fine il genio è sempre nella mente dell'uomo? Allora, temo purtroppo che anche in quel caso la macchina possa superare l'uomo. In che senso? Noi ci basiamo su cose che abbiamo visto, le reinterpretiamo e poi creiamo, noi esseri umani, io da autore. L'intelligenza artificiale che cosa fa? Fa esattamente la stessa cosa, elaborando delle immagini già inserite dentro al sistema, che può essere internet semplicemente. Io se dovessi indicare all'intelligenza artificiale di tirare fuori un'illustrazione con le caratteristiche mie, quindi basta chiedere all'intelligenza artificiale di tirare fuori un'illustrazione disegnata da Simone Buonfantino, che sono io, lei riesce a riprodurla perché riesce a attingere da tutte le immagini che io ho caricato su internet, no? Quindi in quel caso la fregatura sta proprio in questo, che si perde anche il diritto d'autore, si perdono un sacco di cose che insomma ci rendono
quello che siamo, cioè persone che hanno studiato per tanti anni per arrivare ad una certa soluzione grafica e poi ci viene letteralmente rubato da chiunque.